Nel file ritroviamo le stesse cose che abbiamo detto nei video precedenti. In particolare, come si può muovere un corpo rigido, può traslare il suo centro di massa, può ruotare tutto il corpo rigido attorno al centro di massa e può fare tutte e due, quindi traslare e ruotare e traslare insieme. Dipende tutto dalla forza totale e dal momento torcente totale. Infatti, la forza totale è collegata al primo movimento, cioè la traslazione del centro di massa. Il momento torcente totale invece è collegato al secondo movimento, cioè la rotazione del corpo rigido. E in particolare vediamo che il corpo rigido è in equilibrio, non trasla e non ruota se sono uguali a zero entrambi, cioè sia la forza totale che il momento torcente totale, perché il momento torcente blocca cioè impedisce le rotazioni del corpo rigido e la forza totale impedisce le traslazioni. Se invece sono entrambi diversi da zero, forza totale, momento torcente totale, allora il corpo rigido non è bloccato né nelle rotazioni né nelle traslazioni, quindi ruota e trasla. Se è uguale a zero solo la forza totale, ma non il momento torcente totale, allora il corpo rigido può solo ruotare, perché il momento torcente non è zero. Viceversa, se è zero il momento torcente totale, ma non la forza, allora il corpo rigido può soltanto traslare, perché la rotazione è bloccata, ma la traslazione no. Queste sono le due equazioni cardinali della statica che abbiamo già visto. E quindi, se la forza totale è zero, il corpo rigido non trasla, e viceversa, se non trasla, possiamo dedurre che la forza totale è zero. Se il momento torcente totale è zero, il corpo rigido non ruota. Viceversa, se vediamo un corpo rigido che non ruota, deduciamo che il momento torcente totale è zero.